Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata. La puntata di oggi è una puntata completamente diversa rispetto a quelle che faccio di solito, perché nella puntata di oggi voglio rendere omaggio a un batterista che è stato un'icona, che è diventato famosissimo a livello mondiale, un esempio, un'ispirazione per migliaia, decine, se non centinaia di migliaia di batteristi in tutto il mondo. Purtroppo questa persona ci ha lasciato troppo presto e infatti ho deciso a un anno dalla scomparsa, oggi siamo proprio a un anno all'anniversario della scomparsa, di dedicargli un video parlando della sua storia e del suo percorso. Signore e signori, mettetevi comodi perché oggi andiamo a vedere la leggenda di Aaron Spears. What up, man? This is Aaron Spears. And, it's all good. What up? Sitting sit down here with Aaron Spears. What up? This is Aaron Spears. I'm sitting here at Weeds College of Music. Yo, what up? Sam Spears with the lick of the day. Ready? Come vi dicevo prima, Aaron Spears è considerato uno dei migliori batteristi della sua generazione e io aggiungo senza timore uno dei migliori batteristi della storia, semplicemente per il suo modo genuino, il suo talento innato che aveva dietro la batteria. Ma Aaron Spears chi era? Oggi andiamo a vedere nel dettaglio la sua vita e il suo percorso da musicista. Ma partiamo dall'inizio. Aaron nasce a Washington DC il 26 ottobre del 1976 da suo padre Kenneth P. Spears e da sua madre Denise Spears Colbert. Il padre è pastore in una chiesa pentecostale. Infatti Aaron nasce in un ambiente ricco di musicisti. Tutta la sua famiglia, chi più o chi meno, comunque bazzicava l'ambiente della chiesa, l'ambiente religioso, chi cantava, chi suonava. Quindi Aaron nasce in un ambiente molto fertile. Il padre, appunto, che è pastore, accompagna le funzioni religiose cantando. Già da bimbo, infatti, Aaron si abitua appunto a partecipare alle funzioni religiose e a guardare gli altri musicisti, in particolare a guardare i batteristi. Infatti si sedeva sempre al primo banco e non vedeva l'ora di andare a suonare, ma era ancora troppo piccolo. Infatti Aaron già in tenera età, prima ancora di riuscire a mettersi su una batteria, si sedeva sulle gambe di suo padre o comunque di qualche adulto e suonava già un po' la batteria con le mani. Ovviamente era troppo basso, era troppo piccolo per poter arrivare ai pedali, ma già si cimentava nel suonare. La sua prima occasione arrivò all'età di 5 anni, quando finalmente il piccolo Aaron riuscì a sedersi sulla batteria e riuscì a suonare tutta una canzone da solo, che per lui allora era il suo sogno. Lui sognava già fin da piccolo, fin da che aveva memoria, di suonare con la band. Da allora Aaron non ha più smesso di suonare letteralmente per tutta la sua vita, perché iniziò a frequentare molto di più i musicisti della sua chiesa pentecostale, incoraggiato ovviamente anche dai genitori, e grazie ai suoi genitori ascoltò anche tanti dischi di cui parleremo dopo, che lo influenzeranno molto. Nonostante sua madre lo iscrisse a delle lezioni di batteria, Aaron frequentò, se così si può dire, le lezioni per solo una settimana con questo maestro. Però decise che non faceva per lui, non gli piaceva, quindi tornò a suonare con i musicisti della sua chiesa pentecostale. E qui, ragazzi, voglio fare un attimo una parentesi per farvi capire meglio qual è l'ambiente delle chiese americane. Sono ambienti completamente diversi rispetto alle chiese europee, quelle a cui siamo abituati noi, quelle funzioni religiose supportate magari da un coro, un parroco che a volte magari può cantare, al massimo possiamo trovare una chitarra, un pianista, un organo. È una formazione molto classica, molto europea. Invece nelle chiese, soprattutto quelle pentecostali gospel americane, la configurazione è completamente diversa, ovvero hanno una band. Molto spesso i musicisti sono anche dei professionisti, quindi ci sono dei musicisti di alto livello alla chitarra, al basso. Molto spesso i pastori delle varie chiese hanno la propria band. L'ambiente della chiesa è un ambiente che accoglie tutti, e quindi se tu vuoi suonare la batteria, il piano, la chitarra, è normale che magari tuo zio, tuo padre o tua madre suoni o abbia suonato questi strumenti. Lo stesso Thomas Prigent, che viene da quel mondo lì, definisce le varie chiese delle varie città un po' come delle isole. Ogni isola ha la sua popolazione e ogni popolazione ha il suo linguaggio. Ed è un po' da lì che arrivano i vari
vari stili diversi nell'interpretare la musica, anche sia dalle varie chiese, soprattutto dalle varie città. Questo è per farvi un po' capire tutto l'ambiente in cui crescono certi batteristi, e molte volte noi europei non ci rendiamo conto, quando li guardiamo suonare non riusciamo a capire da dove arrivi tutta questa influenza e soprattutto da dove arrivi tutto questo talento. È perché sono un gruppo di ragazzi, ragazze, di musicisti che magari invece che incontrarsi per giocare alla PlayStation o altro si incontrano e iniziano a suonare, e quindi da lì partono le drum battle, tutto quell'ambiente in cui si formano tantissimi batteristi. Se devo pensare a un Chris Coleman, Aaron Spears, ovviamente Eric Moore, Styx Taylor, Tony Taylor Jr., Gerald Hayward, ce ne sono infiniti. Questo è per farvi capire un po' l'ambiente delle chiese americane, soprattutto le chiese frequentate da afroamericani. Dove eravamo rimasti? Ah sì, Aaron decide di non proseguire con il suo insegnante, ma preferisce suonare con la band della chiesa e con chi frequenta appunto la chiesa. Quindi gli anni passano, lui diventa sempre più bravo e all'età di 16 anni viene letteralmente folgorato. In particolare lui rimase sconvolto dopo aver visto il VHS degli Zildjian Days, quel epico avvenimento in cui appunto Aaron Spears conobbe Vinnie Colaiuta. Oltretutto io ho già dedicato un video di un groove che fa Vinnie Colaiuta proprio in quella performance, te lo lascio in descrizione, magari ti può interessare. Quindi Aaron, visto Colaiuta, sentendo il drumming di Colaiuta, rimane sconvolto, e chi non rimarrebbe sconvolto, e quindi inizia ad approfondire di più Vinnie Colaiuta e scopre appunto tutto il suo lavoro sui tempi dispari. Si appassiona molto ad Alex Acuña, che è un altro musicista percussionista che partecipa a quell'edizione degli Zildjian Days, e quindi Aaron si guarda tutti questi fenomeni a casa sua in TV e decide di approfondire. Quindi approfondisce il lavoro di Colaiuta con Sting, inizia a scoprire meglio i tempi dispari e da lì inizia poi a conoscere altri nomi fondamentali per lui, quali Dave Weckl o anche Steve Gadd, proprio i classici batteristi da cui tutti i batteristi moderni hanno preso ispirazione. Lui era anche molto influenzato da batteristi hip hop R&B come per esempio Chris Dave, Nissan Stewart, o anche per esempio batteristi gospel come Calvin Rogers. Anche in casa sua c'erano molte influenze, e anche queste hanno contribuito tantissimo alla sua crescita come musicista, perché ascoltava molto, grazie ai suoi genitori, batteristi come Dana Davis dei The Winans, Michael Williams dei Commission, Joel Smith dei The Hawkins e soprattutto Gerald Hayward di Ezekiah Walker. Ricordatevi molto bene questo nome, Gerald Hayward, perché sarà un personaggio chiave nella vita di Aaron Spears. Dopo capiremo il perché. Aaron inizia a formarsi, quindi abbiamo un Aaron Spears adolescente. Passa qualche anno e Aaron si iscrive al college, quindi si trasferisce e va a Los Angeles all'Arbor College, dove rimarrà per circa un anno e mezzo a studiare appunto musica, e dove suona con un gruppo di liceali, un gruppo chiamato Butt Sweat. Per chi sa l'inglese sapete già cosa voglia dire. Aaron rientra dal college proseguendo la sua vita in una maniera normalissima, trova un lavoro come tecnico informatico e nel tempo libero continua a suonare durante le funzioni. Ovviamente il suo nome inizia un po' a girare, perché comunque stiamo parlando di Aaron Spears, quindi un batterista fenomenale, tant'è che dopo un po', passa qualche tempo, Cornelius Berkeley, un musicista della Gideon Band, si accorge di lui. Lo stile della Gideon Band è molto più elaborato rispetto a quello a cui era abituato Aaron. Si parla sempre di stile R&B, misto a jazz, misto a fusion, insomma c'è un po' di mescolanza di tanti stili. Qua Aaron inizia a crescere di livello perché suona con musicisti di un altro calibro rispetto a quelli a cui era abituato. Aaron continua a suonare e suona bene, suona talmente bene che nel 2003 arriverà quello che per lui sarà un'occasione importantissima, quella che io definisco la svolta della sua carriera. E nel 2003 il suo caro amico e mentore, prima mentore, poi successivamente migliore amico, Gerald Hayward, vi ricordate prima? Gerald Hayward è un batterista al quale io ho già dedicato anche un video, è un batterista anche lui fenomenale, molto molto simile allo stile che ha Aaron. Infatti se andate a cercare qualche performance di Gerald Hayward vi renderete conto di quanto Aaron abbia preso da questo batterista, di quanto fossero amici, ma di quanto anche Gerald l'abbia influenzato nel suo stile.
uno stile molto aggressivo, molto veloce, pieno appunto di spostamenti veloci e fatto da idee molto creative. Gerald Hayward offre ad Aaron Spears l'occasione della vita perché fa il suo nome al direttore artistico di Usher. Usher è un artista pop tuttora molto molto famoso, all'epoca, agli inizi del 2000, era veramente stratosferico a livello mondiale, era seguitissimo. E stavano cercando appunto un nuovo batterista, quindi immaginatevi la schiera di batteristi che hanno inviato il filmino, il provino, alla selezione per entrare a far parte della band di Usher, che oltretutto si chiamava The Funk Orchestra. Ovviamente tutta questa schiera di batteristi rimase a bocca asciutta perché vinse Aaron Spears. Valdez Brantley, che è il direttore artistico di questa band a supporto di Usher, decise di scegliere lui. E qui abbiamo proprio il vero life-changing moment di questo artista, perché qui, da qui in poi, Aaron diventò un vero e proprio professionista. Andò in tournée con Usher, fece la sua prima tournée, andò benissimo, ritornò a casa dalla tournée e tornò a fare il lavoro che faceva prima, che è una cosa che veramente mi lascia sconvolto, perché stiamo parlando di uno dei migliori batteristi della storia, probabilmente. Era stato talmente bravo nel tour con Usher che ovviamente lo richiamarono, e quindi Aaron fece il secondo tour con Usher e da lì non ha mai smesso di suonare per grandi nomi, grandi artisti. Fu poi nel 2006, quindi un paio d'anni dopo il primo tour, che si consacrò come uno dei batteristi migliori del momento, e la sua consacrazione avvenne nel famosissimo live del 2006 del Modern Drummer Festival, dove appunto lui tenne questa esibizione che è diventata leggendaria, a milioni e milioni di views in tutto il mondo. Aaron in questa esibizione fa dei chops che all'epoca, ma tuttora, sono da mani nei capelli, e tuttora, se andate su YouTube e scrivete il suo nome, escono una marea di video dove vi spiegano un fill in particolare che ha fatto la storia della batteria. Io invece, siccome tutti avevano già fatto questi video, ho preso un altro chop molto più complicato di quell'esibizione e ci ho fatto un video. Te lo lascio in descrizione se ti può interessare. Non è per niente facile. Modern Drummer 2006, Aaron Spears viene invitato a questa edizione e partecipa anche Gerald Hayward, oltretutto, in quell'esibizione lì. Dopodiché lui vince dopo questa esibizione, dopo anche il suo tour, quello che stava dimostrando in quegli anni, vince come miglior batterista emergente nell'anno 2006, sempre votato da Modern Drummer. E da qui diciamo che questa è stata un po' la sua consacrazione a livello mondiale. Tutti ormai conoscevano Aaron Spears, era diventato un fenomeno mondiale. Quindi dopo questo avvenimento del 2006 lui continua ad andare in tournée, e nel 2009 esce un suo DVD, anche questo diventato leggenda perché è famosissimo, che si chiama Beyond the Chops, dove il co-presentatore di questo DVD è Jojo Mayer. Se non l'hai mai visto, vallo a vedere, compralo, te lo consiglio, è della Hudson Music, è bellissimo, e c'è un giovane Aaron Spears che si racconta e racconta anche le sue soluzioni per appunto suonare la batteria su diverse basi, su diversi stili musicali. È molto molto interessante. Da allora Aaron non ha mai smesso di essere in tour, di registrare, di partecipare appunto come artista, come musicista, a tantissimi eventi, perché parliamo di un batterista che è andato in tournée con Justin Bieber, Lady Gaga. Negli ultimi anni, purtroppo, quando ci ha lasciato, era in tour con Ariana Grande, ha suonato con i Backstreet Boys, ha suonato con i Black Eyed Peas, con Chaka Khan. Oltretutto ha suonato anche con Tiziano Ferro in un tour italiano, se non sbaglio nel 2008, e moltissimi altri artisti, sia pop che R&B che hip hop. Aaron Spears ha suonato veramente con tutti ed era amato da tutti. Spesso chi parla di Aaron Spears parla della sua umiltà, di quanto lui fosse umile. Non solo fosse uno dei migliori batteristi di sempre, ma fosse anche una persona estremamente umile e veramente una brava persona. Like, Aaron is the sweetest, one of the nicest people I ever met. He's way, way nicer than I could ever be.
I would never be that nice. Io personalmente ho partecipato al drum camp in Grecia quest'anno con Chris Coleman, e anche Chris Coleman ha voluto ricordare Aaron Spears con delle parole veramente molto toccanti. L'anno scorso, quando sono andato a prendere lezione da Gergo Borlai privatamente, mi ha parlato di Aaron Spears. Anche Gergo ci ha tenuto tantissimo a dirmi quanto fosse dispiaciuto per la sua scomparsa. Nessuno se l'aspettava, ragazzi, anche perché aveva 47 anni. Oltre ovviamente alle infinite tournée, lui partecipa anche a tantissimi festival come il Tam Tam Festival, il PASIC, tutte le edizioni del NAM, tantissime clinics in tutto il mondo, tantissimi studenti. Ha influenzato ed è stato una fonte di ispirazione incredibile per veramente centinaia di migliaia di persone. Come vi dicevo prima, nel periodo della sua scomparsa, negli ultimi anni della sua vita, Aaron era in tour in pianta stabile con Ariana Grande. Infatti anche Ariana Grande, ma anche lo stesso Justin Bieber, quando è scomparso, hanno dedicato delle parole molto molto commoventi per ricordare questo incredibile batterista. Voglio concludere questo video lasciandovi una frase che ritengo molto rappresentativa per capire la persona di cui stiamo parlando, il batterista di cui vi ho parlato, e la potete trovare nel suo profilo Instagram. È una frase che dice: "It's nice to be important, but it's more important to be nice." And I just feel like questo vi fa capire molto del carattere di questa persona. Ovviamente qui c'è un gioco di parole perché è una frase in inglese, però se la vogliamo tradurre in italiano, è bello essere importanti, ma è più importante essere buoni con gli altri. In inglese si dice nice, nice si dice sia per dire essere buono, carino con gli altri, sia per essere bello. Quindi in italiano diciamo che la traduzione rende fino a un certo punto, è molto più azzeccata in inglese. Ha dichiarato tantissime volte durante molte interviste che la cosa più importante per lui era sua moglie, suo figlio, quindi la sua famiglia, l'amore ovviamente per Dio, lui era una persona molto credente, e dopo veniva la musica. Quindi prima di essere un grandissimo batterista, un grandissimo essere umano. Questa, ragazzi, era la leggenda di Aaron Spears. Dedicherò un altro video ad Aaron Spears se ti interessa approfondire un po' di più il suo playing, quindi ci sarà anche una parte 2 di questo video dove non parlerò della sua storia, ma vi farò vedere appunto degli elementi per suonare come Aaron. Spero che questo video vi sia piaciuto, e se non conoscevi questo batterista, oggi sai tutto della sua storia. Alla prossima puntata!